Buongiorno e buon anno, buon 2021 a tutti. Faccio passare ancora qualche secondo in maniera che chi ha piacere si collega. Intanto ne approfitto per riaugurarvi veramente buon anno a tutti. Speriamo che questa situazione assolutamente eccezionale e deleteria si risolva al più presto. Naturalmente siamo tutti a conoscenza che ci sono problematiche enormi a partire appunto dalla pandemia. Ovviamente c'è l'ipotesi di crisi, di rimpasto, i giornali naturalmente ne stanno parlando moltissimo, c'è tutta la situazione sul Recovery Fund che deve essere gestita quindi con questa grande quantità di denaro che arriverà in Italia e la sua gestione. Ci sono i disordini negli Stati Uniti che ovviamente preoccupano molti, e da ieri c'è anche la questione dei rifiuti nucleari o la pubblicazione della carta dei siti potenzialmente idonei. Mi permetto solo una piccolissima parentesi su questo, per chi volesse informarsi con completezza sulla questione dei rifiuti nucleari. Nella Commissione Industria, Commercio e Turismo che presiedo, 2 anni fa abbiamo aperto un'indagine, un affare assegnato, quindi con tutta una serie di approfondimenti. Abbiamo audito, abbiamo ascoltato e abbiamo ricevuto contributi da più di 40 soggetti istituzionali, quindi di chi si occupa istituzionalmente della questione dei rifiuti nucleari e dagli altri soggetti interessati. Dai sindacati alle associazioni ambientaliste, all'associazione dei comuni, tutta una lunga serie di soggetti che si occupa a vario titolo dei rifiuti nucleari. Siamo anche andati a vedere tre siti appunto nuclearizzati. E quindi chi volesse informarsi con diciamo molti documenti ufficiali può vedere tutti i contributi scritti che sono arrivati e tutte appunto le audizioni che sono tutte registrate, sono tutte video registrate. Quindi chi vuole informarsi, tra virgolette, seriamente e con grande dettaglio, basta che vada nel sito del Senato, nel sito della Commissione Industria, cerca l'affare assegnato numero 606060 e lì ci sono tutti i documenti, tutte le audizioni fatte e anche uno schema di risoluzione, quindi qual è l'indicazione che la decima vorrebbe dare alla politica. Dico vorrebbe perché l'affare assegnato l'avevamo iniziato con il Conte 1, quindi con l'alleanza con la Lega, poi c'è stata la rottura. E questo affare assegnato non è ancora terminato, quindi lo schema di risoluzione è lì, non è stato più votato perché poi è arrivato prima il cambio di governo, poi la pandemia e quindi la cosa è andata un po', diciamo così, in sospensione. Adesso sicuramente riprenderemo. Fatta questa lunga parentesi, la notizia ve l'ho anticipata sul titolo, dal 2016. È possibile fare il cosiddetto retrofit per le automobili, chiamiamole quelle classiche, tecnicamente la categoria M1, quindi le automobili che si vedono per la maggior parte in giro per le strade, la Fiat Uno, la Golf, la Polo, tutte le automobili, diciamo così, classiche che siamo abituati a vedere per le strade. Però non è ancora possibile trasformare i motorini, i ciclomotori, i classici cinquantini in motorini elettrici. Non è possibile perché manca il decreto ministeriale. Quindi la legge c'è, ma manca il decreto che deve regolamentare esattamente con quali caratteristiche, come si deve fare questo passaggio, questa trasformazione. Ora, io è un paio d'anni da quando siamo, diciamo, in maggioranza che sto seguendo e spingendo appunto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e finalmente siamo quasi a capolinea. Dico quasi perché il Ministero ha fatto quanto doveva e come da legge ha trasmesso questa bozza di decreto ministeriale all'Unione Europea, che deve a questo punto darci il suo timbro.
il suo nulla osta. A quel punto si potrà pubblicare in Gazzetta Ufficiale e finalmente si potrà iniziare a convertire questi mezzi purtroppo altamente inquinanti. Non è necessario fare delle analisi chimiche o essere esperti di meccanica, perché tutti voi avrete presente quando siete in una situazione di relativa, diciamo, o non inquinamento, siete in una strada, siete in una via, in una piazza e passa un motorino, se non si è in condizioni di super traffico, ma in una situazione di relativa, diciamo, tranquillità, quando passa un motorino si sente come. E non è un modo di dire, perché effettivamente la stragrande maggioranza di questi mezzi hanno motori molto vecchi non tanto nell'anno di costruzione, ma nella tipologia, cioè non sono quegli Euro 4, Euro 5 a cui adesso il mercato, diciamo, è obbligato a vendere mezzi nuovi se sono autoveicoli. Sono motori molto di tecnologia molto più arretrata, quindi molto, molto, molto più inquinanti. E quindi a maggior ragione sarebbe una cosa buona per tutti trasformarli in veicoli elettrici. Per tutti, perché? Perché il proprietario risparmierebbe sul carburante, perché già un motociclo di per sé comunque è un mezzo chiaramente economico, nel senso che con 1 litro di benzina fa molti, molti più chilometri di un'automobile. Passando all'alimentazione elettrica, il costo si ridurrebbe ancora di più. Per tutti il vantaggio sarebbe evidente quello di un mancato inquinamento, di una forte riduzione dell'inquinamento, perché un motorino in questo momento inquina veramente tantissimo, inquina come tante, tante automobili molto più grandi, perché appunto ha questi motori molto più vecchi come tecnologia di costruzione, come filtraggio, come caratteristiche di emissioni dei gas di scarico, e quindi veramente inquina tantissimo. Ora, siccome ne abbiamo 7 milioni in Italia, non sono assolutamente pochi, sono veramente tanti, soprattutto nelle grandi città. La Lombardia ha il record, diciamo così, regionale di questi mezzi, ne ha più di 1 milione in circolazione. Poi basta andare nelle grandi città, per esempio qui a Roma, e naturalmente è un mezzo molto comodo, molto veloce, molto, molto agile nel traffico, quindi giustamente viene scelto da tanti di voi. Ribadisco, ha questo grossissimo difetto ambientale che è veramente molto, molto inquinante. Quindi, a mio avviso, questo potrebbe essere un ulteriore uovo di Colombo, un ulteriore, diciamo, vantaggio multiplo, perché da una parte riduco ancora le spese di carburante, dall'altra riduco moltissimo l'inquinamento. Quindi io vi terrò aggiornati, vi terrò informati e continuerò a premere sino all'uscita completa di questo, completa, all'uscita reale di questo decreto, che ribadisco è a Bruxelles per il nulla osta, come è obbligatorio che sia. Non è un vezzo, non è una cosa che si fa in più, ma è assolutamente prevista. Ma volevo anticiparlo, sperabilmente di qualche mese. Primo, perché possiate programmarvi, perché capiate che c'è anche questa possibilità. E secondo, naturalmente, per le categorie professionali, le officine e i costruttori dei kit, perché queste trasformazioni vengono fatte acquistando un apposito kit che è già omologato, che è già omologato, quindi non ci si dovrà preoccupare poi di fare una successiva omologazione, perché si acquista un kit il quale lui, il kit è già omologato. Quindi da una parte io sto dialogando con il mondo delle officine meccaniche, degli elettrauto, dei riparatori, perché si preparino come teoria e come pratica a questa trasformazione, a questa ulteriore possibilità di intervento sui ciclomotori. E dall'altra col mondo delle imprese, perché potrebbero anche produrre loro questi kit, quindi fare kit italiani in maniera che anche la componentistica, il motore elettrico, le batterie siano italiane e quindi avere ulteriore
ulteriore economia in Italia, anche se il grosso, a mio avviso, sarà comunque il lavoro di montaggio del kit appunto su un ciclomotore. Quindi ho voluto fare questa breve diretta per avvisare che sperabilmente entro qualche mese avremo la chiusura di questo cerchio e quindi il decreto ministeriale che regolamenta appunto la possibilità di trasformare il proprio ciclomotore a scoppio in un ciclomotore completamente elettrico. Ricordo quello che vi ho comunicato 2 settimane fa, e cioè il fatto che a partire dal 1 luglio ci sarà il raddoppio gratuito della potenza dei contatori elettrici proprio per le ricariche dei veicoli elettrici. Questo, se qualcuno di voi se lo fosse perso, basta che vada nei miei social tra Natale e Capodanno. E c'è questa notizia appunto che è già legge, e quindi è già assolutamente definito, non manca nulla, non c'è da aspettare nessun tipo di decreto ulteriore. Si può già iniziare a fare domanda. Chi di voi ha installato o installerà nel prossimo futuro una colonnina di ricarica, una wall box, queste famose wall box in casa? Per appunto ricaricare i veicoli elettrici, avrà la possibilità di avere gratis l'aumento della potenza a 6 kW. Siccome la stragrande maggioranza di chi vive in casa ha il contatore tra i 2,5 e soprattutto 3 kW, qualcuno ce l'ha a 4, 4,5, ecco, chi ha questi contatori da 2,5 kW fino a 4,5-4 kW, appunto può chiedere gratis l'aumento di potenza sino a 6, no, sino, verrà portato a 6 kW nelle ore notturne, quindi devo recuperare la notizia, comunque dalle 20 fino alle 6 di mattina, fino alle 7 di mattina, e poi anche tutti i giorni festivi, cioè dei giorni festivi sarà tutta la 24 ore del giorno festivo, che sia domenica o che siano feste comandate nazionali. E quindi questo permetterebbe di mettere sotto carica, faccio per dire, l'automobile elettrica e anche il ciclomotore elettrico o la bici a pedalata assistita senza che il contatore salti, senza che il contatore salti e vi crei, diciamo, questo disagio e questo danno, ma soprattutto facendo una ricarica piena del veicolo, perché in questo momento con 3 kW, se io li utilizzo tutti e quanti per la ricarica, al massimo posso arrivare a 24 kWh erogati, perché sono 8 le ore notturne. Adesso mi ricordo che sono 8 le ore notturne, quindi 8, 16, 24, 8 per 3, 24, posso dare 24 kWh di energia ai miei mezzi. Invece con 6 kW a disposizione ne posso dare chiaramente il doppio, 48 kWh, e quindi posso ricaricare sia l'automobile elettrica sia un motorino elettrico piuttosto che la bici a pedalata assistita, la bici elettrica, eccetera. Quindi questa diretta è per che possiate prepararvi. Se avevate intenzione, avete il motorino vecchio, di cambiarlo, comprarne uno nuovo. Ovviamente noi speriamo che la scelta vada sempre su un mezzo elettrico. Ci sono i bonus, ci sono prezzi decisamente interessanti anche per i ciclomotori elettrici, ma un'ulteriore opzione a questo punto è quella del retrofit. Quindi posso avere un motorino anche piuttosto vecchiotto, posso decidere di non buttarlo via, ma di togliere il motore a scoppio e metterci motore elettrico più la batteria. Naturalmente per utilizzarlo. E questo, ribadisco, si fa acquistando kit omologati che appunto consentono poi di non dover fare nessuna omologazione successiva e quindi nessun adempimento burocratico. Questo credo sia estremamente importante. Ribadisco, abbiamo 7 milioni di ciclomotori, quindi sono veramente tanti e inquinano veramente tanto. Quindi questo è un atto pratico. Con il raddoppio della potenza del contatore diamo la possibilità di ricaricarli con più agio, con più comodità. E poi ribadisco sempre, abbiamo le comunità energetiche che possono
darvi elettricità a un prezzo decisamente più basso, sensibilmente più basso rispetto al prezzo di mercato. Poi in questo momento sono pure incentivate in maniera direi decisamente interessante e quindi ribadisco anche il concetto di informarsi, informatevi, informate. Le comunità energetiche sono veramente una grossa rivoluzione che ci può portare a un futuro in cui non solo i classici elettrodomestici sono elettrici, ma anche il riscaldamento, le cucine e appunto la mobilità. Quindi ricordiamoci sempre che una pompa di calore elettrica ha un rendimento eccezionale, superiore a qualsiasi caldaia. Una cucina a induzione ha un rendimento triplo, rende tre volte di più, è tre volte più efficiente rispetto di una cucina a gas, per motivi non superabili, per motivi oggettivi, quindi non è superabile questa differenza, così come un motore a scoppio rende tre volte di meno di un motore elettrico e anche qui non è superabile, si può migliorare un po', ma questa differenza è intrinseca. Il motore a scoppio funziona con un enorme spreco di calore che esce letteralmente dal tubo di scarico e va a inquinare un pianeta che invece deve fare esattamente il contrario, non deve assolutamente riscaldarsi, ma anzi abbiamo già fatto uno scalino di un grado a livello globale, e un grado a livello globale è una quantità enorme di energia che poi purtroppo ci ritorna sotto forma di violenti temporali, violenti tempeste, aumento degli eventi estremi come tornadi, cicloni, appunto bombe d'acqua, acquazzoni, e anche questa è una cosa prettamente fisica, non si può rimediare se non raffreddando il pianeta di quel grado che abbiamo già di cui l'abbiamo già innalzato e purtroppo il trend è ancora in crescita. Quindi questa è una cosa estremamente pratica che si può fare. Se siamo i primi, poi sviluppiamo la tecnologia e le conoscenze, potremo anche vendere i nostri prodotti all'estero ed è per quello che io sto dialogando con le associazioni professionali in maniera da sviluppare appunto anche una filiera italiana di produzione di questo tipo, appunto, di kit per il retrofit. Quindi ringrazio tutti, naturalmente come sempre se avete piacere condividete queste informazioni e ci sentiamo alle prossime novità. Grazie e buon anno ancora a tutti.